flambriatore? Il flambriatore sono io. Sono una persona molto normale che è nata parecchi anni fa in un piccolo paese di montagna vicino a Cuneo e ho fatto sempre quello che ho voluto fare. Mi sono sempre rischiato di mio, sono sempre stato con delle idee, con della creatività per fare delle cose che, nascendo in un piccolo paese così, la gente pensava che uno doveva fare un maestro di sci o gestire la casa cantoniera. Credo che la massima aspirazione era di trovare un lavoro o alle poste o una roba del genere, no? Per cui mi sembrava un po' riduttivo. Logicamente la logistica è importante, perché se uno nasce a New York ha molto più vantaggio che non uno che nasca a Cuneo. Ma lì bisogna aprire con filosofia, no? C'è un certo destino, c'è un libro che noi abbiamo. Puoi cambiare qualche pagina, non puoi cambiare tutti i capitoli. Per cui ho sempre pensato che sarei andato via da questo paesino e avrei fatto qualcosa. Qualcosa poi l'ho fatto in settori diversi, perché io poi sono stato ho fatto l'imprenditore in diverse situazioni, quello sportivo, quello industriale, quello di comunicazione, e adesso mi sento realizzato, no? In Formula 1 ho vinto 7 mondiali, per cui credo di essere l'unico team manager al mondo che ha vinto mondiali con 2 team diversi. Ho vinto gare con 3 team diversi, perché a un certo punto ho comprato anche la Ligier e ho vinto il Gran Premio di Monte Carlo. Ho fatto bene il mio lavoro e, come tutte le cose, poi finiscono, a un certo punto tutto finisce. Adesso sono più concentrato su me, sulla mia famiglia, e cercare di lavorare un po' meno, perché non credo... Hai lavorato tanto? Sì, ma io credo che il lavoro mi diverte. Poi lavori in certi ambienti, in certe situazioni, è molto motivante. E sono stato molto fortunato anche, per cui mi reputo veramente soddisfatto. Non cerco lavori, non cerco investimenti se non è quello che mi piace veramente. E l'unica cosa che è importante è la salute. Cerco di avere i migliori dottori al mondo per se c'è un problema, e poi basta, perché poi il resto mangiamo tutti e 2 volte e respiriamo tutti la stessa aria. Pensa di essere una bella persona? Sì, ho sempre aiutato gente, da sempre. In un modo più assoluto, se io faccio un'analisi, io credo che ho solo sempre aiutato gente. Per cui aiutare vuol dire sacrificio anche, no? Perché quando aiuti tanta gente, tanti sul lavoro, adesso aiutiamo anche tanta gente in Africa, abbiamo orfanotrofi, abbiamo scuole, per cui credo che la gente meno fortunata bisogna dargli una mano, e le stiamo dando. Che persona è il suo migliore amico? Ma io ho 5-6 amici, amici che conosco da sempre. Sono uno è Luciano Benetton, per cui è conosciuto, Benny Eccleston è un altro conosciuto, e gli altri 3 sono amici miei che vivono negli Stati Uniti, e gente che è normale, no? È normale che è un rapporto di complicità, perché i migliori amici sono quelli che quando hai bisogno ti aiutano, perché essere amico è sempre... La parola amico vuol dire niente, no? Perché è conoscente. L'amico, quando hai bisogno, apre anche il portafoglio e ti aiuta. Perché finché non li tocchi sui soldi non riesci mai a capire che è un amico, no. Per cui io sono molto fortunato a quel lato lì. Cosa ama fare di più di ogni altra cosa? Pensare. Pensare come sviluppare i nuovi business. E quando sviluppi nuovi business, tu sviluppi dei posti di lavoro, no? Perché a un certo punto uno potrebbe anche fregarsene. Credo che invece, quando uno ha avuto e c'ha anche la capacità di capire se una roba funziona o non funziona, crea lavoro specialmente sui giovani, e questo è importante, perché noi adesso come gruppo credo che abbiamo tra Africa e Europa 2500 persone che dipendono un po' da come ti svegli al mattino, no? Per cui è una grande responsabilità, ma anche una grande motivazione. La paura di sbagliare cosa gli ha impedito di compiere? Niente, non frega niente. Cioè, uno fa sbaglia, se non fa non sbaglia, no? Qui
Qui è proprio un argomento che il non fare uno non sbaglia mai. Se uno fa sbaglia, è normale che sbagli, puoi sbagliare, basta. Ha sbagliato, finito. Quanto spesso ride? Sempre. Rido, no, io sono contento, rido con mio figlio, più che con altri, però essere contenti fa bene allo spirito, anche perché non è che puoi cambiare il mondo, per cui devi anche pigliare un po' con filosofia. Che cos'è che la fa sorridere di più? Una cosa in particolare? Ma mio figlio oggi l'ho portato in ospedale perché si è rotto, credo, una piccola frattura al pollice, e mi faceva ridere perché dice: i macchine mi addormenteranno, non mi addormenteranno, mi tagliano la mano. Sono preoccupato, giusto? Fa ridere, no? E quando vedi l'innocenza così è molto divertente. Il suo peggior nemico? Non ne ho. Non credo proprio di averne. Che persona è il suo peggior nemico? Ma non c'è peggior nemico, perché c'è l'invidia, sì, ma non li considero, cioè non contano niente da nessuna parte. Non gli dà importanza. Pensa di essere una persona forte? Sì, questo sicuro. Anche perché sono passato anche, ho avuto tumori, sono guarito, ho fatto operazioni, non ho mai drammatizzato, per cui sicuramente penso di esserlo. Cos'è in grado di fare oggi che non sapeva fare 5 anni fa? Il papà. 5 anni fa mio figlio nasceva, per cui non, è un mestiere completamente nuovo. Tra le tante cose importanti che ha fatto nella sua vita, quella più importante, quella che sta proprio in cima alla lista, qual è? Ma in cima alla lista è quella di aver avuto mio figlio. Credo che sia, l'ho avuto tardi, e credo che sia un vantaggio per lui, perché è meglio essere figlio di qualcuno che ha fatto bene nella vita che non essere figlio di qualcuno che non ha fatto bene. Per cui se mi fossi avessi avuto un figlio magari a 20 anni, non avrei, ero talmente impegnato nelle mie robe che non avrei, credo, considerato molto. E averlo avuto a quest'età qui te lo capisci che è un dono di Dio, per cui hai tutta l'attenzione nei suoi confronti, diventa la cosa più importante. Qual è la cosa più stupida che ha fatto nella sua vita? Ma non c'era, un miliardo di robe stupide, le fai tutti i giorni. Credo che noi tutti sbagliamo, poi c'è chi lo ammette, chi non ammette. Robe stupide ne fai sempre, perché è parte della vita, no? È parte dell'essere umano, nessuno è perfetto. Ama se stesso? No, una grande ammirazione per quello che ho fatto, per quello che faccio, e quando vedo che crei delle cose nuove per diversi paesi, vai a vederle e dici: questa roba qui 3 anni fa non c'era, o un anno fa non c'era, abbiamo creato una roba straordinaria. L'ultimo è stato il Gran Premio di Azerbaijan, che sono io, Baku, sì. Sì, sono io il promotore. 2 anni fa ero col presidente dell'Azerbaijan a parlare di Formula 1, nessuno rideva, no? E quest'anno abbiamo fatto un Gran Premio che forse è il Gran Premio più applaudito da parte degli addetti ai lavori e da parte dei media. E lì è stata una grande soddisfazione. Sono arrivato giovedì, io sabato mattina ero già sull'aereo per tornare indietro, perché ho già visto tutto, era inutile che stessi anche sabato e domenica, perché non serviva niente. Ma ero contento, ero sull'aereo da solo, contento, ho detto: abbiamo fatto una grande cosa. Che cos'è che la fa piangere di gioia? Niente. Quando uno vede che gli altri stanno bene, no? Quando vedi che la gente è contenta, perché purtroppo c'è molta invidia, molta... E poi io non è che voglio essere più ricco del cimitero, per cui capisco che prima o poi tutto quanto finisce. E quando al mattino ti svegli, la cosa è quando ti... Adesso ho la barba, non mi raso più, ma prima che mi rasavo devi essere felice, no? Perché inizia un nuovo giorno. E tanti altri non lo iniziano, per cui ogni mattina che ti fai la barba o ti lavi i denti capisci che... È una conquista. È una conquista. Qual è la sua parola preferita? Si può fare. Yes, we can. Yes, we can. La cosa migliore che potrebbe capitargli ora? Ma la salute. Io credo che la cosa più importante per tutti noi è la salute di tutti quanti, della tua famiglia, di chi ti è vicino, della gente che lavora con te, della gente che non conosci. Credo che
quando uno va negli ospedali, quando uno vede le tragedie, le disgrazie, ci sono i traumi che la gente ha, è bestiale, no? Per cui penso che sia sempre importante di riconoscere che noi siamo dei fortunati. Come si vede tra 5 anni? Ma come adesso, magari più rilassato perché voglio lavorare di meno, cerco di creare un management per ogni settore che funzioni indipendentemente da me, dove magari se riesco tengo via le mani, perché per me è difficile non interferire, anche perché è difficile trovare un delfino, qualcuno che capisca, perché tutti hanno un limite per me, poi può darsi che il limite sia il mio, ma non trovo mai qualcuno che, come gioca le macchinette, no? Che fai le 5 ciliegie, ne fai 3, 2 campane, una campana, per cui è difficile trovare chi può mandare avanti tutto il barandano, per cui tra 5 anni magari spero di aver trovato qualcuno e essere molto più tranquillo. Che cosa pensa di solito prima di addormentarsi? Niente, perché sono stanco, dormo, ma non sogno, sogno rarissimamente, non ho grandi pensieri. E speriamo che domani arrivi presto, perché dormo poco, dormo 4 ore per notte, 5 ore per notte. Qui. Sono più che sufficiente. Sereno, sono zero problemi. Per che cosa è orgoglioso di se stesso? Ma niente, uno deve essere orgoglioso per... Ma l'ho detto, per me la cosa che veramente ti riempie d'orgoglio è vedere tanti ragazzi che hanno iniziato, magari persone che hanno iniziato con me 15 anni fa, che hanno comprato case di milioni di euro a Ginevra, a New York, quello ti rende orgoglioso, no? Che hai creato benessere, hai creato ricchezza alla gente che era con te, credo che questa qui sia la roba più importante, che ti renda contento, che la gente che lavora con te può pagare il mutuo, che i figli vanno a scuola e possono pagare le rette scolastiche, perché chi lavora, specialmente con noi, che non hai orari, non hai questo, non deve avere quel tipo di problema, perché uno non rende se c'è quel tipo di problema, certo. Quindi devi risolvergli a monte tutti i problemi. Deve essere tranquillo. Riassuma la sua vita in una frase, una singola frase. Corta. Che cos'è che le dà più fastidio della vita? Onestamente niente, perché sono talmente vaccinato che non... Arrivi a un punto che non te ne frega niente assolutamente, possono dire quel che vogliono, tanto so io chi sono, so io cosa faccio. Poi la gente crea favole di tutto, no? Ma la gente, c'è un'invidia sociale che è bestiale. E proprio chi non ce la fa, no? Che la volpe lua, no? Quando non ce la fai per una roba, invece di dire no, quello lì è stato più bravo di me, ah no, ma lui l'ha fatto, però, no? Quello dà fastidio, perché c'è tanta gente che vale zero e varrà zero sempre, e pensano che le cose arrivano per grazie ricevuto, per fortuna, invece ogni cosa che arriva è perché c'è una strategia, c'è molto lavoro dietro, c'è anche molta creatività e molti sacrifici. No pain, no gain. Esatto. Ha dei segreti? No, ma segreti no, è impossibile. Non li vogliamo sapere? No, ma è impossibile, no, i segreti no. Quando sei sui giornali tutti i giorni da 20 anni, credo che i segreti ormai... No. Certe volte leggo delle robe che non sono assolutamente reali, ma non faccio neanche la smentita, perché non servirebbe. Perché se smentisci ne parlano di nuovo. Tanto vale lasciar detto, finito lì. Lasciar morire lì. Ma sì, tanto. Ma secondo lei è più importante avere la reputazione pulita o la coscienza pulita? È più importante avere la coscienza, è importante avere, ma anche la reputazione, perché poi la gente, la reputazione è un fatto di risultati, no? Poi c'è chi ha dei risultati perché nasce col cucchiaino d'oro in bocca, i figli di, che per loro è tutto concesso, poi hanno aziende che perdono miliardi e i contribuenti pagano, no? E invece chi nasce come me c'è sempre questo modo di chissà come cacchio ho fatto a fare i soldi, no? Chissà come
a fare tanti soldi così, ma chissà come ha fatto, perché la gente è scema e non capisce che uno che vince 7-8 mondiali di Formula 1 deve guadagnare tanto. Uno che fa il promotore a Azerbaijan di un gran premio che vale 140 milioni all'anno per 10 anni, vuol dire 1,5 miliardi, guadagna tanto, e le imprese che abbiamo, quelle serie, guadagnano tanto. Per cui, ma c'è sempre questo pregiudizio, no? È stato anche con Berlusconi. C'è molta superficialità. Sì, ma anche come Berlusconi, no? Se tu ti chiami Agnelli puoi fare quello che cazzo vuoi e va bene a tutti. Puoi trasferire l'azienda in Olanda, puoi mettere la sede sociale in Inghilterra, lì va bene a tutti. Se tu trasferisci una società da Alghero a Sassari, ti rompono i maroni, per cui sì. È quello. È vero. Qual è lo scopo della sua vita, il fine ultimo? Ma non lo so, il fine di tutti quanti. Il fine ultimo è di morire tranquilli, senza soffrire, e poi decidere se avere una roba, una sepoltura, che sono orribili. Io non vado né ai matrimoni né ai funerali, perché credo che sono due robe orribili, tutte e due, no? Per cui puoi pensare a quello, ma non... Veramente bisogna vivere giorno per giorno, pensare che ogni giorno è una conquista e pensare di star bene. Io sono terrorizzato solo dalle malattie. Le faccio una domanda, adesso qui entriamo nella politica, è l'unica domanda. La primissima cosa, il primissimo provvedimento, la primissima delibera che farebbe se fosse presidente di questa regione Sardegna, la prima cosa in assoluto, cioè si siede lì nell'ufficio, la prima cosa? Direi ai sardi che la Sardegna è un'isola, perché non l'hanno ancora capito. Ci spieghi meglio? No, perché la prima cosa da fare sono i trasporti, portare la gente in quest'isola, no? Seconda cosa da fare è abolire tutte le sovvenzioni a fondo perduto che si danno, creare lavori che abbiano senso, che crei posti di lavoro veri, e aiutare, deve aiutare anche, ma il turismo potrebbe essere il volano che aiuta tutto, che aiuta l'agriturismo, che io sono stato anche molto vicino con i pastori, no? Per anni, poi io ho dei rapporti eccezionali con loro, però se non succede qualcosa in questo paese qui, in questa regione qui, piano piano la gente deve andare via, perché non creiamo posti di lavoro, ma non c'è neanche la voglia, è quello che spaventa, no? È iniziata la stagione adesso, abbiamo avuto per 10-15 giorni lo sciopero di Meridiana, che è un po' il monopolio della Sardegna, no? Stanno arrivando molte disdette, ho letto sul giornale. No, ma è sicuro, ma uno che sono andato in vacanza e c'ha 10 giorni, dicono guarda che in Sardegna non volano, le navi hanno... Non si sa se rientri a casa. Non si sa se rientri a casa, non sai, cioè, non, 10 giorni, 15 giorni prima dell'inizio della stagione, per cui è un altro, vogliamo farci proprio male, perché... ogni anno troviamo una scusa per sabotare il turismo. È assurdo, eh? Cioè... È assurdo la Ryanair, no? Perché quando i sardi capiscono che è un'isola, allora capiscono che arrivi o per via mare o per via aerea, deve arrivarci. Certo. Abbiamo visto anche la Ryanair, no? Ma preferisco dare un contributo a qualcuno che mi porti beneficio, valore aggiunto, che non dare contributi, aziende che sono decotte e che si sa che non faranno mai utili. E continuiamo, perché la vecchia politica, la politica di chi non ha mai viaggiato, di chi vede questa realtà come una realtà fantastica. Vedi, la cosa che stupisce qui in Sardegna è che, lascia perdere l'isola che è bella, ma tutti... Se uno va in Messico il mare è bello come qui, se uno va a Formentera il mare è bello come qui. Per cui non vuol più dire niente, uno c'ha il mare, uno non ce l'ha, vuol dire come ti attrezzi per ricevere i turisti. Che servizi danno? No, i servizi non esistono, non c'è una pista ciclabile, non c'è un parco giochi per i bambini, ma tutte robe che non sono degli investimenti importanti, no?
non c'è una passeggiata. Tu in Sardegna, qui, io parlo, conosco bene la Costa Smeralda, se tu vuoi farti una passeggiata, ti devi mettere il casco perché rischi di farti mettere sotto, no? Non c'è una zona pedonale, non c'è niente. E pensano che i turisti siano delle... Vai sulle spiagge, non ci sono i bagni, non ci sono le toilette. Cioè, vogliamo fare turismo, dobbiamo imparare, prima dobbiamo imparare a fare turismo. Ma quello che ti dico, fossi il presidente della regione e avessi i poteri, perché un fatto è essere presidente, perché la politica non funziona, perché non incidi, no? In azienda, io arrivo lì e vedo il muro bianco e dico lo voglio blu, dopo un quarto d'ora è blu. In politica devi metterli d'accordo tutti, no? E c'è gente che fa la politica perché è l'unico lavoro che sa fare ed è un lavoro molto remunerato, per cui loro vivono per mantenere questo salario qui, no? Prendono 15-20 mila euro al mese, che se fossero sul mercato libero sarebbero da 1000 euro al mese. Per cui hanno avuto questo colpo di culo e prima di mollare la sedia rimangono lì in eterno, no? Le faccio l'ultima domanda. Quanto ritiene di aver dato alla sua terra? La mia terra intera a chi? L'Italia. Sicuramente io ho dato molto di più di cosa ho ricevuto. Questo, io ho mai avuto un mutuo a fondo perduto, ho mai fatto operazioni. Vi ricordate, in Sardegna parlavano speculazioni immobiliari, mai fatto una speculazione immobiliare in Sardegna, mai. Noi abbiamo sempre investito, tutti gli anni, sono gli anni che perdi anche soldi qui, ma pur di continuare a dare gli stipendi. Quest'anno è l'anno tipico, l'anno scorso che questo posto qui ha perso tanti soldi, abbiamo dovuto rimettere un capitale nuovo perché non c'è turismo, però il servizio lo devi dare, la gente la devi... Cioè non è, no, io devo, sono in credito, ma a me l'Italia deve dare tutte i cambiali che scadono, che non mi stanno pagando, prima o poi mi incazzo anche lì. Ha già risposto alla seconda domanda, che era quanto le ha restituito. Niente, no, ma niente. Ma l'Italia è un paese ingrato, perché l'Italia è un paese che poteva essere anche noi, no? L'Italia poteva essere veramente la California, la Florida dell'Europa. E siamo riusciti a farci passare dagli spagnoli, farci passare dai tedeschi. Cioè, i tedeschi a livello di turismo, a livello di presenze, stanno superando l'Italia con una spesa del doppio rispetto a noi. Vuol dire che un turista che va in Germania spende di più che qui. Perché? Perché ci sono i servizi. In Germania, c'è una Germania che sorpassa l'Italia per il turismo, per cui basta questo. Why don't you give me your love?